Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è arrivato il momento del wrap up di ottobre. Ci ho messo un po' a farlo perché effettivamente io a ottobre ho passato quasi tre settimane in una mega slump, ovvero non ho letto nulla, non sono riuscita a leggere nulla se non proprio cosucce, fanfiction, roba del genere, perché non avevo proprio la testa, ero stanchissima. Uh, non riuscivo a concentrarmi, ho iniziato due libri, li ho abbandonati al secondo capitolo, insomma è stata un po' una tragedia. Quindi diciamo che ottobre si, si è diviso praticamente in due, con un grande spartiacque. Ho letto un libro bellissimo a inizio mese e quattro graphic novel in 3 giorni, perché cioè, è stato proprio davvero stranissimo come mese, perché ve l'ho detto, ero molto stanca, ero molto poco concentrata e quindi insomma, non riuscivo proprio a entrare dentro cose. Ma bando alle ciance, direi che è arrivato il momento di raccontarvi un po'. Che cosa ho letto? Perché comunque sono titoli che mi hanno soddisfatta molto, sono molto felice di averli letti quindi, partiamo da un libro del quale vi ho già parlato e che mi è piaciuto tantissimo, che è The Dark Descent of Elizabeth Frankenstein, tradotto in italiano come la buia discesa di Elizabeth Frankenstein, edito da Harper Collins. Allora, c'è una mia recensione completa dove vi spiego bene tutto questo libro. Vi metto il link. Qua sopra e anche giù così potete andare a recuperarlo se volete comunque è una diciamo un retelling però da un altro punto di vista della storia di Frankenstein in questo caso non seguiamo Victor ma seguiamo la moglie Elizabeth moglie insomma vabbè e scopriamo una storia molto scura intensa e nel suo essere malata e piena di contraddizioni secondo me è eccellente. Io gli ho dato quattro stelline e mezzo, anche abbondanti, proprio perché è bellissimo, è uno di quei quei libri super controversi, nel senso che seguiamo una protagonista che è molto contraddittoria, molto anti-eroina nel suo modo di essere, nel suo modo di agire e che però riesce a creare una storia che ha dei picchi di intensità veramente altissimi. Kirsten White, secondo me di nuovo si è confermata un boh, beh, beh, io la amo, cioè io sono devota a Kirsten White e non sbaglia anche il prossimo colpo, per me lei entra nell'Olimpo, proprio bene. Quindi insomma, io ve lo consiglio tanto andate a vedervi la mia recensione se volete indagare un po' di più dopodiché ho letto Stella di Mare di Giulio Maccaione che in realtà è la mia prima graphic novel di Giulio Maccaione anche se ne aveva già pubblicate tante altre, me l'ha mandato gentilmente Bao, questa graphic novel racconta la storia di Stefano che è un giovane che vive a Cefalù, è un ragazzo che difficilmente riesce a trovare qualcosa da fare, non sa bene quale sia la sua strada non ha interessi, non ha diciamo grandi aspirazioni per il futuro e Ovviamente per la famiglia è un po' una situazione problematica e la sua storia si intreccia con quella di un vecchio marinaio, di una storia avvenuta tanti anni prima proprio nella stessa città, e scoprendo che insomma ci sono diverse cose non chiare. Il filo conduttore di tutta questa vicenda sono le sirene, perché c'è questa leggenda che le sirene. In qualche modo hanno a che fare con questa piccola città che ne determinano alcuni argomenti, insomma, e seguiremo una storia che ha molto a che fare con le storie familiari, con verità che non sono mai venute a galla per un motivo o per un altro, ci saranno questioni sentimentali abbastanza potenti e un piccolo universo costellato da tante storie che compongono un po' quella che potrebbe essere davvero una bellissima cartolina dal sud, una bellissima cartolina di chi ama profondamente il mare, di chi ha un legame molto forte e soprattutto è una bellissima cartolina di tante cose non dette, tante cose che è difficile dire e delle quali è difficilissimo parlare, ma che sicuramente sono un motivo di felicità per tante persone, insomma detta così non vuol dire niente questa mia recensione, ah, avete ragione però in pratica, perché già dalla pagina 10 è spoiler, quindi io non voglio andare troppo oltre diciamo che in questa um, storia di Stefano che noi seguiamo e come già intravedete dalla copertina, ehm, tutto viene visto secondo i colori del blu delle tonalità di blu che richiamano ovviamente il mare e questo ocra, questo color sabbia, perché effettivamente è una storia che si svolge proprio in una città che con il mare con il suo porto, vedete ha delle immagini bellissime, secondo me è proprio anche molto difficile gestire questi due colori, però nel farlo secondo me Giulio Maccaione è stato bravissimo perché ha attribuito a questa storia un, una vicinanza ancora maggiore verso questi luoghi che ovviamente sono un punto fondamentale perché si parla di comunità insomma si parla anche di, di quello che si può dire, non si può dire, quello che si può svelare, le dinamiche Quotidiane di una cittadina secondo me è stato bravissimo, davvero. A me i disegni sono piaciuti davvero tanto. Secondo me, eh, il modo in cui vengono rappresentati gli scenari, nei quali vengono rappresentati le grandi storie quotidiane sono molto belli e molto interessanti. Tutte però le scene di notte con il mare adesso, eh, voglio fare spoiler a nessuno, quindi ci metto anche una mano. Sono bellissime, sono molto intense ed è stata la scelta cromatica più giusta perché regala una sorta di drammaticità, una sorta di indietro nel tempo che a me è piaciuta molto. Devo dire, questo è stato l'aspetto che mi è piaciuto di più proprio di tutta la graphic novel. Secondo me è una narrazione molto fluida dove le immagini e i testi, insomma il senso della storia si fondono molto bene e camminano di pari passo. Io gli ho dato però 4 stelline. Un po' meno forse, perché secondo me a livello narrativo c'è un colpo di scena alla fine, del quale forse avrete anche sentito parlare, che secondo me non arricchisce più di tanto, è un po' buttato lì perché poi non viene esplorato e non ha un vero significato dentro la storia. Cioè, per il protagonista, ovviamente rappresenta un'analogia con la sua storia. Però questo svelare, una cosa che secondo me sarebbe stata anche interessante da approfondire. Buttata un po' lì, non, non rende così forte questa rivelazione, non, non gli dà quel significato che potrebbe avere. E che secondo me sarebbe stato assolutamente interessante esplorare, vista proprio la situazione, viste questi continui richiami alle sirene. Io ho avuto la fortuna tra l'altro insieme a quelle due dolcezze che sono Erika di Diary of a Bibliophile e Donny di Chibis the Way che finalmente ho conosciuto, sono molto felice di mh, assistere alla presentazione che hanno fatto qua a Bologna da Senape e ovviamente io non potevo che farmi rappresentare il personaggio più pazzo che incontrerete in questa graphic novel, ovviamente mi rispecchia molto, mi ritrovo molto in questo personaggio io diventerò come lei da vecchia e lo conoscerete piano, Giulio è stato gentilissimo, è davvero stato un autore super disponibile, è molto gentile, è stata una presentazione estremamente interessante in un luogo che tra l'altro io adoro qua a Bologna, quindi insomma sono super super contenta di aver partecipato e anche di aver chiarito alcuni aspetti ad esempio secondo me il ruolo delle sirene è un po' il filo conduttore, però non è chiarissimo perché esistano queste sirene, secondo me Così si capisce molto meglio da, tramite le sue insomma, spiegazioni. Eh, è stato interessante vedere il motivo che lo ha spinto a raccontare di queste sirene, di questo rapporto con il mare, di come si viva il rapporto con il mare per chi lo viva tutti i giorni e per chi provenga da un paesino che ha una cultura profondamente legata alla propria costa. Quindi insomma io ve la consiglio comunque perché è una lettura estremamente piacevole. Non mi ha fatto impazzire proprio questo. Questa svolta finale, ma è una graphic novel che vi consiglio tanto, quindi insomma, direi che per stella di mare, questi sono i miei pensieri. Io non so come parlarvi di questo perché ogni volta che ci penso mi viene il magone. Comunque, BAO, cioè, vedete che questa, questo wrap up sarà molto BAO. Sarà molto graphic novel e fumetti perché effettivamente ho fatto fatica a leggere romanzi questo mese quindi mi sono rifugiata nelle graphic novel che mi sono piaciute tutte, tra l'altro, quindi insomma sono anche contenta. Però diciamo che questo mese c'è stata un'uscita che io attendevo e che ora mi pento veramente di, di aver letto. E sto parlando di Saga, il numero 9. Ovviamente io non vi dirò nulla sulla trama perché siamo alla puntata 9, è una serie molto conosciuta, immagino, ma mi pento nel senso non che è stata brutta, nel senso che... Io ho passato una serata intera in lacrime e poi dopo capirete anche la parte 2, però saga numero 9 mi ha spezzato il cuore. E, allora, innanzitutto, pre premessa: se non avete mai letto saga, fatelo, fatevi questo grande favore perché è la cosa più bella che esista, cioè meglio di qualsiasi cosa. Non so come dire, Saga è una delle cose più belle che ho scoperto negli ultimi anni. È una, una serie bellissima, intensa, che unisce fantasy, sci-fi, lotte tra i mondi, ma anche tanto a questioni molto attuali. C'è cioè una sorta di Romeo e Giulietta intergalattico che poi ha molto a che vedere con eh, le grandi incomprensioni che ha l'umanità. Quindi, insomma, cioè, ci sono tantissime cose per le quali seguire Saga. Rimane anche... Tra le graphic novel con i disegni più belli che cioè, insomma, io la amo saga visceralmente, insomma, non so come dirlo in altro modo. E detto ciò, questa è la puntata 9 che segna una grande svolta perché dopo questa si prenderanno una pausa, che tra l'altro ce ne danno uno all'altro, adesso si prendono pure una pausa, io non so come superare questa cosa ve lo dico seriamente perché già attendere questo volume per me è stato un'agonia, mi ritrovo a dover fare i conti con una delle puntate con un, un epilogo tra i più intensi e più strazianti di tutta la serie, preparatevi se amate saga, questo vi è un colpo al cuore, proprio dato proprio con una sfilza di mitragliette che cioè, vabbè allora per tutta la narrazione secondo me è un po' lento non è molto ritmato come tante altre invece puntate della graphic novel ma sembra quasi che tu sei in attesa che qualcosa stia arrivando e un po' te ne rendi conto che a un certo punto i toni sono cioè troppo lenti per quello che sei abituato e infatti wow io ho passato una sera in... <ride> mi ha distrutta psicologicamente è Ripeto, saga è la serie definitiva. Secondo me, a fumetti proprio perché ama questo genere un po' ibrido tra fantasy, sci-fi e quasi realismo. Devo ancora superare, devo ancora razionalizzare tra l'altro quello che ho letto. Tra l'altro, secondo me io dovevo già sgamarlo qua perché dice questa storia ci ucciderà tutti ed effettivamente ci stiamo andando molto vicino. Insomma. Detto ciò, leggete saga, fatelo, fatelo per voi perché vi fa. cioè capirete cosa sto dicendo in questo momento. Non so più come dirvi che saga è la cosa migliore che possiate fare per voi stessi. Ok, non paga di aver pianto tutte le mie lacrime alla fine di saga, ho detto perché. Non farsi di nuovo del male e visto che era a mesi che lo posponevo, ci avevo iniziato poi l'ho accantonato perché non mi sentivo emotivamente preparata per questa cosa, ho deciso di andare avanti e finalmente concludere. Non stancarti di andare, di Teresa Radice e Stefano Turconi è stata una serata delle più tristi della mia vita perché veramente non avevo più lacrime cioè avevo due occhi gonfi così, io so che dico spesso che piango per questo caso, perché sono in realtà una persona molto sensibile, nonostante tutto dica al contrario, però soprattutto nelle letture, nei film, per me hanno un, ho un legame mi si crea quel, quel legame che mi richiama tante emozioni e per me è, è intenso, cioè vivo quasi di più queste perché nella mia vita reale forse sono tutte emozioni che io non so, creo una barriera e fingo che non esistano, mentre in questi casi io sono un po', mi sento un po' disarmata, non so se ha senso tutto ciò, però in pratica arriviamo a questa graphic novel che allora è 5 stelline su 5, proprio è meravigliosa, se ce ne fossero 10 sarebbero 10 stelline su 5 perché è bellissima, è una di quelle storie toccanti. Perché ti raccontano qualcosa che sembra molto lontano, ma in realtà è estremamente quotidiano, profondo, è molto vicino a quello che sentiamo noi, anche in, in aspetti perché c'è. Una trama principale, ma ci sono delle piccole sottotrame che io ho sentito davvero molto, molto vicine, molto intense, anche se raccontavano qualcosa di diverso, perché secondo me anche le altre sfumature di questo volume sono estremamente vicine a quello che noi possiamo provare, proviamo tutti i giorni, e insomma, io ne sono uscita devastata. È una graphic novel che parla soprattutto di rapporti umani, della difficoltà nei rapporti umani, di comunicazione. Nella difficoltà nella comunicazione, nel, um, nell'impossibilità a volte di riuscire a comunicare e trasmettere certe cose, ovviamente anche dei, dei temi estremamente politici. Parla di immigrazione, parla di convivenza, parla della difficoltà del fare i conti col passato e spesso l'impossibilità di vedere un futuro, parla di integrazione, parla di coppie miste, parla, cioè. I temi sono tantissimi, e infatti è un volume molto, molto corposo. C'è anche però tanto testo, cosa che non, non, non si ritrova in tantissime graphic novel. È il primo volume che io leggo di Turconi e della Radice, devo essere. non ho, non ho letto Il Porto Proibito, però. Ma per me non stancarti di andare è stata una cosa pazzesca. Noi seguiamo la storia di Iris e Ismail, che sono una coppia e che mh, hanno origini ovviamente diverse. Ismail infatti viene dalla Siria, è un professore di storia dell'arte e anche un appassionato grafologo che fa anche dei corsi di lettering arabo e mh, si incontrano in un viaggio che fa Iris in Siria nel quale ovviamente Ismail fa da guida e si innamorano come è naturale che sia si trasferiscono insieme sul porto in una casetta insomma iniziano la loro vita insieme però Ismail deve tornare in Siria per sistemare gli ultimi documenti chiudere degli affari con l'università e poi finalmente ora che ha ottenuto il permesso di soggiorno e lavorativo ha trovato lavoro in Italia può tornare tornare eccetera Ovviamente le cose si complicano, perché stiamo parlando dell'inizio della guerra in Siria e diciamo la situazione in Siria capitola. e Ismail si ritroverà in qualcosa che non avrebbe mai previsto, e il viaggio per tornare, e noi seguiamo il suo viaggio per tornare da Iris e ciò che Iris vive è lo stesso tempo. In parallelo, noi seguiamo anche tutta la storia di Iris, quello che è la sua famiglia, tutto quello che si porta dietro dal passato e le difficoltà di comunicazione con la madre. Mentre sono in Siria, entrambi entrano in contatto con la figlia. Di Padre Saul, che è una figura ispirata a Padre Dall'Oglio, che per gli autori è una figura estremamente importante nelle loro vite. Seguiamo un po' come questa persona che cerca soprattutto il dialogo religioso, l'integrazione, crea una comunità. Di scambio proprio interreligioso è, è molto viva e molto fresca: quasi un'oasi felice in una terra che invece è molto contraddittoria da questo punto di vista, quasi un po' una macchia bianca eh, in, un, in realtà non solo in Siria, però diciamo in un universo dove è difficile il dialogo religioso e questo è solo un aspetto poi ci sono tante trame, sottotrame, insomma è una graphic novel estremamente intensa che ha a che fare con tantissimi temi che tratta benissimo tratta con grande delicatezza e con grande, secondo me, senso quotidiano, che questa è questa la potenza di questo volume e li tratta come qualcosa che chiunque di noi potrebbe vivere e che chiunque di noi potrebbe vivere la storia di Iris e Ismail anche se in tratti molto diversi, questa paura sia del passato che del futuro, l'impossibilità al dialogo, i conflitti interni alla famiglia ma anche più grandi di noi, il problemi burocratici cioè si passa davvero da tantissime questioni che questa graphic novel affronta con un'eleganza, con una lucidità e con un procedere passo passo per portarti dentro, spiegarti anche la complessità di alcune questioni, secondo me è ammirevole ed è assolutamente intenso e bellissimo. A me è piaciuta tantissimo, ve la consiglio come vi consiglierei poche cose lette nell'ultimo periodo, è sicuramente una delle più belle scoperte di quest'anno e sono felice di averla letta a ottobre che per me era un mese di crisi. Purtroppo l'ho letta subito dopo Saga che mi ha uccisa proprio dal punto di vista emotivo, mi ha proprio sentimentalmente stesa e niente, io So che è sconclusionato questo discorso, ma ha, veramente è molto intricata come storia, quindi non posso andare troppo nella trama. Dall'altro ci sono tantissime cose che secondo me è giusto che il lettore esplori da solo e tragga le proprie considerazioni e approfondisca anche certi temi. Se non sapete chi è padre dall'olio, vi invito assolutamente ad andare un po' a, a, a studiare, a capire qual è la sua storia, anche perché tuttora si sa poco di lui, dove sia in questo momento. La guerra siriana, secondo me, spiega anche molto bene. Come è degenerata la questione siriana e come si arrivi anche a questo, come questo possa diventare una cosa che capita e nessuno di noi si rende mai conto quanto i migranti si trovino costretti da un momento all'altro a abbandonare tutto e a scappare. E dall'altro c'è la difficoltà nella vita che viviamo noi tutti i giorni. La madre di, di Iris è una madre complessa, è una madre che non ha mai avuto un grande rapporto con la figlia perché è, è, è figlia di grandi problemi familiari, figlia di grandi tragedie, si arriva in Argentina con lei, si arriva a questioni molto molto difficili, insomma è una graphic novel che davvero io vi consiglio anche solo per avere uno sguardo su tematiche estremamente interessanti, inusuali e trattate con grande eleganza e delicatezza, quindi 5 stelline su 5 sono poche per esprimere il valore di questa graphic novel che pesa tra l'altro... Più o meno come me. La mia ultimissima lettura del mese di ottobre è stata Sibilla, l'odissea di una bottiglia di plastica di Marco Mastorilli, che ho ricevuto gentilmente grazie a Noctua Book che me l'ha mandata per spiegarmi un po'. Come nasce questo volume? Quali sono gli intenti? Allora, premetto che ovviamente eh, la questione del, dello spreco, la questione dell'impatto ambientale per me è una questione estremamente interessante e che voglio ovviamente portare molto di più sul canale rispetto a quello che ho fatto fino adesso. Quindi, quando mi hanno proposto questa lettura, ovviamente ho accettato, anche perché una parte dei proventi di questo volume andranno devoluti al centro per il recupero delle tartarughe marine di Pescara e quindi insomma è una cosa estremamente interessante. A novembre faranno proprio la presentazione sempre a Pescara, sempre al centro delle tartarughe. Io, insomma, non, come fai a non sostenere un'iniziativa di questo genere? Questo è un libro ovviamente dedicato ai piccoli, perché eh, vedete anche dalla scrittura, dalle illustrazioni, eccetera, eccetera. Si parla a un pubblico molto giovane, però secondo me non tutti capiscono bene l'impatto che ha la plastica e il rifiuto nella nostra vita quotidiana, il ciclo che ha la plastica e soprattutto di quella buttata, quella che non si riesce a recuperare tramite raccolte differenziata e poi tramite il riciclo. E anzi, secondo me, è un modo molto leggero per capire tutte queste complessità. E infatti, secondo me, sì, è un libro che è sicuramente indirizzato a un pubblico molto giovane, ma che anche per gli adulti è un ottimo strumento, anche perché dà un sacco di dati, spiega come funziona il centro per le tartarughe marine, spiega l'impatto che ha dal primo all'ultimo passaggio proprio la plastica, in questo caso noi seguiamo l'odissea di una bottiglietta sola, ma insieme a lei ci sono tanti amici, come scopriamo, e che, insomma, da un lato, secondo me è il modo giusto per parlare di questi argomenti in maniera delicata, in maniera quotidiana, eh, esplorando proprio quello che eh, ci sta che uno non sappia. Ci sta che uno non capisca bene a fondo qual è l'impatto che ha ogni singolo consumo che noi facciamo quotidianamente: l'impatto che ha nei supermercati, eh, fuori dal supermercato, nella sua fase di dalla sua fase di produzione, diciamo, alla sua fase poi di scarico, la sua fase in cui abbiamo finito l'utilizzo di questo involucro. E quindi, insomma, secondo me è un ottimo, ottimo, si legge veramente. In frettissimi, in meno di 20 minuti l'avete finito. Ma è molto interessante perché alterna sia questo modo molto fiabesco di raccontare questo di sé, appunto come la chiama di Sibilla, della nostra bottiglietta di plastica, dalla sua nascita alla sua diciamo, fine, brutto da dire, ma fine, e poi ci fa vedere anche tutte le fasi, come impatta quando arriva agli animali come impatta anche le creature e l'ecosistema nel quale si va ad inserire nella sua fase finale e lo fa con una maniera molto limpida, molto facile da comprendere ed estremamente delicata quindi io personalmente sono rimasta molto stupita perché pensavo fosse un volumetto molto più didascalico in realtà è estremamente carino è un volume che ovviamente aiuta anche un'associazione importante come quella per il recupero per le tartarughe e quindi Ovviamente io non posso fare altro che dirvi che è stato un piacere, che mh, sono felice di parlarvi di questa cosa che voglio assolutamente approfondire e la trovo un'iniziativa bellissima. Quindi, ah, tutte le illustrazioni sono fatte da Imma Vittiello tra l'altro, piccolo escursus, che è una body painter, tra le altre cose, è un'illustratrice. Quindi, secondo me, si, si nota, si vede ed è stata molto brava nel rappresentare tutte le scene. Secondo me è stata anche una scelta molto giusta per il tono che ha questo libro perché è molto delicato, molto acquerelloso quasi e quindi insomma eh, ve la consiglio tanto anche questo: insomma questo mese vi consiglio tutto quello che ho letto, sono molto felice di non essermi arrabbiata per aver letto delle schifezze e una volta tanto succede anche a me e quindi niente, eh, direi che questo è un po' il recap, fatemi sapere se quello di cui ho parlato ovviamente vi ha un po' incuriosito o se avete letto qualcosa di molto interessante voi ci sentiamo ovviamente giù nei commenti. Come sempre, nell'info box trovate tutti i link, tutto il recap, tutte le varie cose, in modo da sapere di cosa ho parlato fino adesso. Io, come sempre, spero di avervi tenuto compagnia e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!